sono 878 i nuovi casi di coronavirus e 4 i morti nelle ultime 24 ore. I dati del Ministero della registrano quindi un calo dei nuovi positivi nonostante l'aumento dei tamponi effettuati, 72. Oltre 26.000 in più rispetto a ieri. I casi dall'inizio dell'emergenza salgono così a 35. I decessi a 35.445. Attualmente i positivi sono 19.714, più 519.058 ricoverati con sintomi, più 13 rispetto a ieri, 66 in terapia intensiva, più 1, e 18. 590 in isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi, guariti, sale a 206.015 più 353. Per quanto riguarda le regioni, solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento più alto è nel Lazio con 143 nuovi positivi, poi la Campania con 138 e Lombardia e Veneto con 119. I casi Covid-19 in dall'inizio dell'emergenza sono ora 261.174, 878 in più rispetto a ieri, di cui 35. Morti e 206.015 guariti o dimessi, 353 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro paese è 19. Ieri era di 19.195, un aumento di 519 unità, sono 66 i malati in terapia intensiva, uno in più. Di questi, 15 sono in Lombardia. Stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1. In più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 18.590, 505 in più. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.125.892, di cui 72.341 nell'ultimo giorno, ieri erano stati 45. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.819.124. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.